Eccoci qua per un argomento interessante che volevo spiegarvelo. Infatti si intitola Quanto dura la vita? La vita dura 5 miliardi di battiti del cuore in tutti gli esseri viventi che sono sul pianeta. Quindi, quando l'essere vivente, il suo cuore, i battiti hanno raggiunto i 5 miliardi, la vita è finita, quindi l'animale muore perché è vecchio e anziano e ha finito il suo ciclo. Noi, per esempio, si campa un centinaio di anni, ma un cane ne campa 15 perché ha i battiti del cuore molto più veloci. Quindi, per arrivare a 5 miliardi di battiti, il cane fa prima, quindi campa di meno. L'elefante ci mette di più perché ha un cuore che batte molto lentamente rispetto al nostro, tipo la tartaruga, quindi campano 200-300 anni. Perché per arrivare a 5 miliardi di battiti ci mettono di più. Quindi, ragazzi, la vita non si misura in anni, si misura in battiti. Quanti battiti hai vissuto? Tutti quegli esseri viventi che arrivano a 5 miliardi di battiti hanno finito la loro vita. Quindi è come una clessidra, è come una batteria che si scarica. Arrivata a 5 miliardi è finita l'esistenza, quindi non conta se uno sta bene, se sta male, se ha delle malattie o non ce l'ha. La vita dura 5 miliardi di battiti. Ragazzi, vi ho voluto spiegare questa cosa, non prendetevela a male perché non voglio augurare mai a nessuno di essere arrivato a 5 miliardi di battiti, ci mancherebbe altro, però ricordatevi che se si potesse rallentare i battiti del cuore, camperemmo molto di più. Vivremo molto più a lungo, quindi dimezzando i battiti, invece che 100 anni ne vivremo 200. Solo che bisognerebbe che questa cosa fosse costante, che i battiti del nostro cuore vengano dimezzati sempre, 24 ore al giorno. Quello sarebbe l'elisir di lunga vita. Prima o poi qualche cosa tireranno fuori. Ragazzi, un abbraccio da Stefano, buona giornata, ciao a tutti.